Potete anche usare il vostro sudore se siete sprovvisti di bevanda. Quindi ricordatevi, beer painting, perché la vita è giusta. Come funzionano le regole? Allora, le regole sono queste. Vedete che stanno già dipingendo come se non ci fossero domande. Hanno del materiale orrendo a disposizione e devono dare il meglio di sé. L'unica eccezione, si può tirare sulla tavola delle mutazioni del caos per ottenere dei colori o del materiale migliore, dei pennelli migliori. Al momento abbiamo un benedetto da Nargol con la sua nube di mosche attorno a sé e uno di Slanesh che ci sta facendo vedere il suo lato B dipingendo solo con il culo del pennello. Mi raccomando, giudici, deve dipingere solo con il culo del pennello quest'uomo. La vostra benedizione o maledizione dipende soltanto dal vostro tiro di dado. Esattamente. Devi dipingere usando la mano non dominante, perché ti è trasformato in un tentacolo. Vai. Solo quando usi quel colore. Aiuto! Ma si fa dipingere la campitura con il cazzo di pennello. La campitura! Ha detto campitura! Ah, ok. C'è uno che ne capisce di pittura, ragazzi. Per te. Come va? Bene, bene. Io lo dico io. Ripassa fra un po'. Posso tirare? Vai, adesso puoi, adesso puoi cominciare a usare il pennello normale, vai. Io già mi qui... dire viola. No, è bellissimo. Qui servono altre benedizioni. Con questo. No, che questo è il mio. Questo, però è l'arancione. Usalo con saggezza. Ah! Un'altra volta. Ma non si chiede. Oh, una benedizione del caos al 5! No, è nato un caos! Una benedizione del caos al 5! Il bello di Beer Painting è che è solo caotico, non c'è una logica. Vai Gianluca, per la sala degli dèi! Aspettati il pezzo! La prima di Nargol! Questa è carina! Qualcuno ha un rosso. Allora, gioiosa flatulenza! Devi scorreggiare con la bocca o con parti del tuo corpo di tanto in tanto. La scelta della parte del corpo è a tua discrezione, deve essere il più molesto possibile. Esiste ancora di tutto. No, in compenso mi stringi questo meraviglioso. Nargol, però così non è tanto contento, Ci facci un peto decente. Allora, puoi fare anche le Luise. Sai cosa sono le Luise? Quelle le Luise silenziose, sono quelle silenziose ma che puzzano molto. Però devi simulare l'odore. Sforzati in qualche modo. O il rumore o l'odore. Ragazzi, io non so cosa devo fare. Vi chiamerò strumenti per dipingere. Alta tecnologia. Allora, attenzione. Al 3 dovete scambiarvi di posto con una persona. Ok? Pronti? 1, 2, 3. Forza, ballate questo valzer! No, bella via! Lei sta ombreggiando il nero con il nero. È una tecnica, eh? Assolutamente sì. Nero su nero.
Ton sur ton. Non vedevo abbinamenti cromatici simili all'epoca in cui lavoravo in un kindergarten. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, ci sono professionisti della pittura di miniature di cui non vogliamo fare nomi, eh. Sei proprio un cazzone. Ricordiamo che i ideatori del beer painting non sono professionisti, ma sono presi dalla strada. Ma non è sto smerdando. Ideatori, ma non è. Allora, chi è il coraggioso che fa un tiro sulla tabella delle mutazioni del caos? Oh, grande! Oh. Un applauso a... Jessica! Jessica! La favorita degli dei! Jessica, tu conosci le divinità del caos? Sì? Mi sembrava... ne hai una preferita? Attenzione! Questa è una cosa mai successa. Proprio slanish così, attenzione, l'uno è già uscito. Allora... Diavolo di Slanish, tu sai come sono fatti i diavoli di Slanish? Ci dici quanto li dobbiamo. Hanno una lunga lingua e qualsiasi cosa che toccano impazzisce di piacere. Ok. La tua lingua lubrica è questa, ok? È un oggetto vietato ai minori, ma tu sei maggiorenne, mi garantisci. Devi dare il più fastidio possibile, soprattutto a quell'uomo affascinante di fianco a te. Ok. Ma sai che lui ha fatto... Allora, il suo vicino di banco ha fatto una cosa che gli ha rubato la miniatura, ok? E lui aveva la scatola vuota. Solo che lui sul bidimensionale spacca i culi ai passeri. E quindi per un attimo ha rischiato di vincere. Beh, è un alcolico, ci sono i minorenni. Comunque, Angelo, la tua meta c'è un nonazzo. Così, guarda, vietato. Attenzione! Certo! Vai. Come qui abbiamo gente che cerca di ingraziarsi altre divinità diverse da quelle del caos. Lì lei ha fatto il simbolo della coda due, la cometa due code. E dicono tutti così sequestrato. Mi dispiace, ora non hai più la tua palette. Ma se... Allora. Ma tu lo stai dipingendo? Dai, da abbiamo. Allora, attenzione, è venuto il momento di omaggiare il leader dei soviet della GGM. Sali sulla panca. No, io. Non vai, sali sulla panca, se no non vai, si. Vai. Mi sono autoimposti da. Allora, non sto arrivando. Allora, tutti i partecipanti devono omaggiare il paesiello leader del soviet della GGM. Salutandolo a pugno chiuso col pennello dentro. Hasta lo paesiello! Sempre! E ora bisogna dipingere due minuti con il pennello stretto nel pugno in questo modo. È troppo comodo. Mi raccomando, stringendolo in questo modo. Come... Brava! Esatto! Vai! Lei ha vinto un tiro di dado, direi. Eh? Non vi offendete, agevolo la diapositiva di come deve essere tenuto il pennello. Può essere, uno lascia la candidata. Eroe, tu sei? Dario? Davide, eroe totale. No, io l'ho chiamato un dado, ma qua non... non l'hai chiamato abbastanza ad alta voce, evidentemente. Vai anche quando uno si aspetta nell'orecchio. Chi è che ha reclamato i dati? Davide. Vai Davide. Attenzione, vedo addirittura un wet blending, una sorta di lavatura. Questo è un professionista. Caos indiviso. Due caos indiviso. Caos indiviso del 2. Allora, diventi l'uomo villoso. Al momento ti crescono capelli a manetta. Devi dipingere indossando... Cree, mi prendi la parrucca? Posso dire che ancora? Magari viene anche io sento. Eh? Magari c'è così. Non ce l'abbiamo. Vai, lancia. Allora, ragazzi, abbiamo Davide che è già al terzo tiro che fa sulla tabella, eh? E allora, noi in realtà diventi Porfidia. Diventa Porfidia, guarda. Abbiamo bisogno di Porfidia. Allora, diventa il cosplay di Porfidia. Ma... Sì, vai. Ok, potete smetterla di usare il pugno. Tutto è registrato. Bravo. Eccolo qua.
Allora, io adesso passo e do della tempera rossa sui pentatelli a caso, persone a caso. Allora, attenzione! È l'ora del calabrese infame. Per il calabrese infame! Hip hip! Urrà! Allora, il calabrese infame potrebbe arrivare e rovinare quei meravigliosi lavori che state facendo con una pennellata di colore rosso. Potete allontanarlo utilizzando oggetti contundenti, qualsiasi cosa. Tanto è assicurato, ragazzi. Francesco, se vuoi puoi togliere la lunga di mosca comunque. Beh, no, se ragazzi, vuoi. Ma guardate che bei colori che state usando! Stupendi! Cioè, state usando proprio dei colori coerentissimi. Era il tuo colore stratagemma. Oh mio Dio! Leon! No, ragazzi, quest'uomo con la benedizione di Marco sta facendo un lavoro della miseria. C'è un'idea di base, ovviamente. Meraviglioso. Del caos. Un blu? Certo, se vuoi te lo do anche subito, ma devi tirare sulla tabella delle mutazioni del caos. Pronti? Via! Dadi è un blu. Dadi. Allora, un applauso a Giulia che sta per tirare. Oh! Aia, la quinta di Slanesh. La quinta sinfonia di Slanesh. Scusi. Certo. Ah, è difficile la mia magia. Allora, ceppi del piacere, dipingi usando delle manette, cioè indossando le manette. Se te la senti, arrivano. Ok. Va bene. Allora, io posso tirare per avere l'upgrade del pennello? Sì, certo. Vai. Francesco è al secondo tiro di dado per un pennello migliore. Oh ragazzi, Slanesh è già la quarta volta che esce. Bravi! Bravi. Sì, 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 assolutamente. Mamma mia, visto che ci siamo orgogliosi anch'io il dado. Allora, la custode dei segreti. Hai presente com'è fatta? Top demone maggiore ever. Solo che vuol dire che devi dipingere stando dietro un'altra persona a quattro braccia. Bravo, bravo. Un cavaliere. Però ottengo un pennello migliore. Un pennello migliore. Ho un pennello migliore che ti porto, aspetta. Ragazzi, nel frattempo ci hanno fregato la televisione e ne abbiamo comprata un'altra e nessuno si è accorto di niente. Ah. Oh, scusa. Vai, allora, se vuoi un consiglio, pennelli decenti. Questo dovrebbe essere buono. Esatto. Oppure questo. Aspetta, questo. Per chi erano le manette? Per lei. Per Giulia? Te passo. Le passino. Esatto. Per un po'. Abbiamo una professionista, quindi in realtà non ti. Allora, la peculiarità di queste manette è che sono permanenti, quindi benvenuta nella tua nuova vita manetta. Chi è che vuole evolvere? Chi è che vuole digi evolvere? Dove sono i dadi? Io. Vai! Dio buono! Hai visto che gli arriva la benedizione? Sono benedetto! Sono benedetto! Incredibile, ragazzi! Il quarto tiro di Slanesh! No! La quarta di Slanesh è gioiosa sofferenza. Dipingi in ginocchio manifestando la tua gioia. Che bello! Allora, attenzione, catena dell'amore, dovete prendere sotto braccio la persona che avete a fianco e formare una catena dell'amore e continuare, quella che più ti fa simpatia. Allora, prendete sotto braccio la persona che avete a fianco e continuate a dipingere. Ok. È il momento del sudore. Però io sono qui.
è terribile. Ah, ma ci sono delle amicizie. E questo? Quello è il mio simbolo. C'erano dei dadi lì da tirare. Vai, un bei dadi, sì. No, qua. Vado. Allora. Ascolta, Agatha Arsipos, dei dadi. Vai. Ma per prima c'era lui. Tu sei sesto dell'indiviso. Hai vinto. Hai vinto il bacio della madrina. Voglio tirare i dadi. Puoi scegliere. Finiamo questo. Allora, tu puoi scegliere dove. Aspetta, e lui scegliere se mette su una punta di lingua. Possiamo andare a prendere un posto attaccato? Eh no, è qua, è tutto, tutto assieme. Grazie Agatha, brava. Si può rubare anche da qui. Allora abbiamo un altro tiro. Abbiamo un'altra richiesta di tiro. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Puoi rubare i dadi della mutazione. Allora, tu hai vinto un'arma demoniaca che è un pennello da dry brush. Aspetta, ce l'ho io il pennello del dry brush. No, ma è bello però, cioè di quelli cinesi belli, da trucco. Scusate. Sì. Allora, questo, se dovessi trovare una velina, come dry brush è ottimo. Guardare due lumeggiature è ottimo. Allora, chi è che deve tirare? Ogni cosa al prezzo. Qua. Yeah. Allora, però solo loro tre eroi hanno mantenuto la catena dell'amicizia, eh? Voi siete degli infami, voi siete degli infami. Abbiamo una richiesta di dadi. Vai. Francesco, tira i dadi. Anche voi tre, scusate, anche voi tre. No, il premio è un altro bacio della madrina. Indiviso. Giardino di Nargal, hai diritto a materiali di imbasettamento. Significa anche abbracciare il cambiamento, un nuovo inizio. Vai, cos'è sta gentilezza? Non bisogna essere sono servo della distruzione. Piove sempre sul bagnato, l'unica benedizione l'ha beccata fra. Però sono riuscito a smerdargli un anello almeno. Ma tu se facevi ancora il goblin infame? Certo. Ragazzi, avete avuto due colori e avete perso questa. Ma avete guadagnato questa. Avete vinto due colori e avete persi tre. Sapete che il paesiello non dimentica. Vai, avete guadagnato la palette di un'altra persona. Vado. Vai, vincelo tu. Allora, attenzione, attenzione. Richiesta speciale della Madrin. La madrina ha una richiesta per tutti voi che dovete assolutamente... Esatto, siccome la vita è bella, mettete il pennello in bocca e dipingete col pennello in bocca. Fischiettando se ci riuscite. È vero, non mi sembra abbastanza infastidito però, Porfidia, francamente. Dalla tua trombetta di slane. Io spero di no, perché dopo mi fa pagare 30 euro, 40 euro. E per la mia compagna via a Clemenza. Non c'è scritto che non puoi usare le mani, ha detto per il tempo in bocca. Nostra baracca. Wow, no, aspetta. Ah, ok, beh, no, è vero, assolutamente. Io apprezzo moltissimo. Ma scusate, ma questa sta facendo un blending della Madonna. Bravo! Bravo! Un tiro di dado. Un tiro di dado gratuito io lo darei. Benediciamo quest'uomo che ha fatto una cosa molto cattiva. Sei troppo brava, devi tirare sulla tabella degli dèi. Vai, 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 vai. Vai Serena. Allora, 4 in diviso, mano ipertrofica. Dipingi usando un paio di guanti. Sei destrimane o mancina? Mancina, sì. Beh, ok. Due. Prego, devi dipingere usando questo. Madonna, yes. Che gioia. No! No! Cioè, yes. Diciamo, bellissimo. Eroe del giorno. Lui. Ah, tu sei? Marcello. Senti, non posso indossare. Brava, però devi anche hai fatto benissimo. Ok, no, vai. No, dai.
dai! Bisogna farlo protetto! Ma lui è stato serio, non me l'aspettavo! Ma non riesco a prendere il pennello! Ma... Puoi ancora usare la bocca, eh? No, ok, basta, basta! Con la bocca potete smetterla! Tutto bene? Ah, un po' di mal di stomaco. Bravo, no, la risposta giusta è quella, il nostro soffrendo. Bravo, bravo. Dite una merda! Esatto, bravo. Prendine uno più bello. No, ci starebbe bene il migliore. Sì, ma... Scegliete per bene i colori che diluite, perché voi la bevete questa, eh. Cioè, io lo dico. Se li trovo, sì. Allora, abbiamo un'altra richiesta di tiro di dado, eh. Vai, vai, vai. Seguici, seguici, cameraman. No. No, finché sei così brava, Serena, no. Sei giorni delle tue scrivi, non è vero. Allora, se li avete rubati, tanto rosso, di cappello. Tiro i dadi. Ma voi potete renderla più ingiusta. Uno indiviso. Cos'è? Uno su indiviso. Allora, uno su indiviso. Ah, sei tu? Allora, era dipingi con una benda sull'occhio. Io ho un amico pirata da 25 anni che non è stato in grado di produrre una benda sull'occhio, quindi ti do un paio di occhiali da sole. Va bene. Che vuol dire che devi levarti i tuoi, però. Questo gruppo però è un po' troppo tranquillo, secondo me. No? Cioè, secondo me poi questa abbondanza non porta a nulla. Cioè, no. Anche te, cioè, sei troppo fortunato. Cioè, troppi colori, troppi. Tu ne hai vinto uno, tu ma è brava. Ma è brava anche con il guanto. Ecco, vedi, vedi? L'umiltà sta nelle cose piccole, ma le perdi comunque. Oh, grande, premio sportività fra. Scusate, vi faccio scegliere un colore, siccome sono combustibile facilmente, non avete ancora imparato, ma scegliere un colore. Lascia. Allora, chi vuole una benedizione di Zinch, gli do il kit di imbasettamento. Vabbè, allora la benedizione. Allora, la benedizione di Zinch va a Fabio e il benefit va alla prescelta. Bello è capire. Allora, dopo un rave party in una Silver Tower di Zinch, ti ritrovi incinta e padre e devi covare questo uovo. Covalo con cura. Covalo con cura. Meglio questo che un D4. Sei sicuro? Meglio questo che un D4, vorrei per favore un cartellone, la t-shirt. Meglio questo che un D4. Poi se vuoi, eh? È comodo, vero? Ma quanto elegante e serena con quel guanto. È un esercizio di stile. O su una cartina. Ragazzi, qua abbiamo una stratificazione dura che non vedevo da tempo. Bravo, bravo. Siamo i dadi. Ragazzi, questi dadi non rollano abbastanza. Facciamoli rollare. L'ho appena chiamati. Bravo. Io. Dadi. Dadi. La. Alla. Ancora Slanesh. Sì. Allora, siamo usati del mio buon cuore qua in questo gruppo di persone. Grazie. Vedi, c'è chi ci guadagna. Allora, attenzione, perché Francesco ha tirato la sirena di Slanesh. Vai, abbassare. Dovrà dipingere in piedi cantandoci una canzone. Prego, a tua scelta. Allora.
Bravo, vai. Però mi puoi correre. Sei un grandissimo maledetto. Non sentiamo la canzone però. Era sei un grandissimo maledetto. Ah, ok. Agatha Harkness ha tirato due. Agatha Harkness. Corpo da lumaca, dipingi sotto al tavolo. Allora qui abbiamo un altro tiro di dado da fare. Animiamo vai. Un po' questa situazione. Dai, tu di Slanesh. Allora ritira, dai. Ma basta, Agatha Harkness, è una progenie. Basta, sì. Tirato 10 allora, volte. Vuole anche Slanesh 6. Dove li ha? La custode dei segreti. No, sai qualcuno sta tentando? Esatto. Allora buon Mori. A te i dadi. 4 in diviso. Occhio degli dèi. Dai, facciamo una spada demoniaca. Hai vinto un pennello decente. Addirittura. Allora, posso passare e ti vedo provare a correre. Prezioso! La mattina! Così faccio padrà! Esatto! Siccome alla fine siamo buoni, anche, ma dovrei dipingere con entrambi. Quello che fai con uno devi fare con l'altro. A lei, caro Capitan Ballino. Esatto. Vadi. Questo per fare le cose di precisione. Occhio perché sporco di corona. Esatto. Attenzione ragazzi. 2 di Zinch. Allora 2. Terzo occhio di Zinch. Ti compaiono 9 occhi di Zinch sulla faccia. Chi l'ha tirato? Addio. Valletta. Dica. Apponi 9 occhi di Zinch sulla faccia ma di Fabio. Ma con piacere, ma quelli con le puntine? No, che puntine? Sono adesivi, vai. Devi togliere la parte da sotto, sono adesivi. Ah! Vediamo. Allora amici, avete un quarto d'ora, A partire da adesso. A partire da un quarto d'ora fa. Pressure test. Sei maledetto. Ah, per poco. Puoi tentare di rubarlo, eh? Tutto è lecito. Ma cosa stanno facendo? È una posizione, si chiama la custodia dei segreti. Ah, ok. Però sotto il tavolo. Sì. Allora dove facciamo davanti forse? Ma seconda, guarda, così a me piace. Io allora sei su Instagram, devi dirci cosa stai facendo e perché soprattutto. E salutare tua madre. Come ci si sente dopo la fine di WandaVision? Devi guardare in camera. Bravo. Ah, ma c'hai anche un ospite qui sotto. Ah, è proprio un'allegra famigliola. Ah, bello, dai. Lo vedo un divertimento sacco. Tavolo a sinistra, non andare a destra. A partire da ora. Vai. Le vostre vite. Scambiate tavoli. Alzatevi, camminate. Potete portarvi dietro tutti i valori che volete. Non ci sono più intimidazioni. Sì.
Dai, ultimo lancio! Io! No, lui, Francesco! Basta! Prescelto degli dèi. Tesoro, la tua è una dipendenza, però. No, è che io nella campagna di Toruga, come te, mi faccio il caos di così. No! Cinci tre. Fabio! Il tuo bambino, è vero però. Scusate ragazzi, qua c'era una madre che ha lasciato quest'uovo, qualcuno deve covarlo. Come io. C'è un rosa tuo. Sì, ce l'ho. Bello. Cerca il giallo. Concitatamente. Ok. Uno di uno. Sei venuto tu. Andiamo. Stavo usando. No, dove vai? No, non avevo capito, lo proteggerò fino alla morte. Cosa devo fare? Fra, Marco, ci devi andare a chiedere i premi per il beer paint. Vado a vedere. Qui abbiamo un'eroina però. Grande. Dai. Io direi ultimi 10 secondi. Vai. Allora ragazzi, ultimi 10 secondi. 9 secondi. 8. 7. 6. 5. 4. 69. Nice. Ho perso il conto. 1. Stop. Allora, adesso ognuno di voi... L'ardua sentenza, adesso. Ci porta il suo lavoretto e ci dice, ci parla di sé e di ciò che ha prodotto. No, ci parla di sé, non del lavoro, cioè sì, vogliamo sapere qualcosa su di voi, le cose più intime, le cose più... Il prescelto assoluto degli dèi. Com'è che lo chiami, Lady? Agatha Harkness, un applauso a... Stava anche covando il pulcino di Porfidia. Allora, cosa hai prodotto? Allora, è presente quello che produci quando sei in una fase meditativa in una certa stanza? Sì. Allora, lo chiameremo fase meditativa. Yin Yang di Davide. Davide. Allora, colore dato con la cazzuola, ottimo, con la cazzuola di Spalmen. Che non era in dotazione la cazzuola. Abbinamento cromatico anni 60 da Trip, bello. Ah, sotto l'ascella. Bello. Maron. Il foglio? Ce l'ha lui. Basetta col bordo in Goblin Green strafatto. Ok, direi che al momento per me è in cima alla classifica. Vediamo, aspettiamo. Vediamo. Allora, classifica provvisoria lo mettiamo qua. Dobbiamo segnare i punti. No, facciamo la classifica, li mettiamo in ordine. Ok, tu sei? Ok. Vieni, Lisa. Elisa? Lisa, un applauso a Lisa. Brava Lisa! Lisa, da quanti anni dipingi miniature? Da 10 minuti. Ok, ottimo. Allora Lisa, cosa volevi trasmettere con quest'opera? La sofferenza di camminare in mezzo a gente che disturba. Ok, ce l'hai fatta. La punizione per l'esagerazione. Allora Lisa propone uno Space Marine color cane che scappa con degli ottimi ha fatto anche il trim molto bene. Bravo. Ha messo del danno da battaglia e pure del sangue smarmellato sotto. Molto bene. Al momento secondo me Lisa va prima in classifica. Abbiamo, tu sei? Giovanni! Per la maglietta però, Grazie. Per la maglietta perché... Tanto i punti non contano. Allora Giovanni ci propone un raro esempio di mimesi. Questo è lo Space Marine, diciamo mimetico, però purtroppo è daltonico, è mischiato con il completo verde con quello però rosso. Non prendiamo in giro i daltonici perché ci sono dei daltonici presenti, che poi lo so che ci restano un po' male.
E se c'è la moglie del daltonico, poi vieni, ti da uno schiaffo, casini. Allora, bellissimo comunque l'effetto mimesi, perché se sei un cristone di 2,5 metri, ti metti dei ciuffi di erba in testa, diventi assolutamente invisibile. Bello, molto bello. Poi l'effetto delle mani, traslucente, per me, primo in classifica. Siete d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Prendiamo anche un po' da questo tavolo, facciamo un mix. Occhi blu. Il prescelto di Zinch. Un applauso a Fabio. Orrore su tela. Orrore su tela. Il ragazzo è un maestro del 2D. Possiamo dirlo che sei un maestro del 2D? Signori, Fabio Porfidia, grande illustratore, che ha dei problemi col 3D. Possiamo dirlo davanti a tutti, li sta affrontando. Ma secondo me per te questo si posiziona. Allora, ma che problemi ha avuto questo modello? Vabbè, gli ultimi 5 minuti c'è stato un duello con la pennella. Pennella del sangue smarmellato, dei colori impossibili, dati però male. Secondo me questa va di diritto al quarto posto! Se qualcuno mi porta una birra potrebbe avere un bonus. Vai, chi è che affronta? No, chi è che affronta la... Vai, vieni! Sorella, tu sei? Vanessa, ragazzi, è una fase di crescita. Valessia, non fissatela troppo perché sennò diventa rossa. Dillo a me, cosa è successo? Però c'è una sfumatura cromata dall'oro al rosso, che chiameremo oro rosso, che secondo me è veramente notevole. E in cos'è che sta camminando? Nel sangue, proprio così. Valessia è proprio cattiva. Va bene. Come si chiama? Lui? Leonardo, secondo me è un terzo posto, siete d'accordo? Va a podio, un applauso a Valessia! Ok, chi viene a farsi analizzare? Vogliamo un volontario! Uno coraggioso! Bravo! Allora torna un po'. Più coraggioso! La maglietta mi piace. Ci sta, la maglietta. Mi dicono di accelerare, ciao, tu sei? Ciao, un applauso, ciao! Dell'arroganza. Ha fatto delle lumeggiature! E questo secondo me è un secondo posto! Veloci, il nostro diavolo di Slanesh, Alessia! Jessica, me la ricordavo benissimo! Alessica! Ok, allora, visto che hai finito di vedere My Little Pony e decidi di fare quest'opera, bellissimo, un applauso a Jessica, secondo me questo è un meritato quarto posto. Ok, veloci, vai, tu sei? Francesca, vuoi dirci cosa ti ha portato a produrre una basetta a Pua? Ti possiamo aiutare, non è caso. Ragazzi, sembra che la pimpa si sia spiaccicata di faccia sulla basetta. Ci vuole coraggio, è ancora umido, guarda. È ancora umido, Living Paint, quinto posto nel mucchio. Grazie. Il prossimo. Lui ha vinto. Allora, lui aveva, perché come al solito ti ha fatto dei piaceri a te. No, perché c'è Arlecchino sotto acido lui. Arlecchino sotto acido, bello. C'è bello. Un concetto dietro. Bello, sì. C'è una narrazione. Certo. Lui vuole, ma non ha, spaventare i suoi avversari con questi colori improponibili. Perché, scusate, hai visto che l'hai detto, ricordiamo con un ti devi spaventare il compianto Richard. Ti devi spaventare! Ok, bello, meraviglioso. Terzo posto, via! Bravo! Per la narrativa che mi ha fatto venire i brividoni. Erika, no, sì, andiamo in ordine. Erika, signore e signori, ha fatto le sfumature, ha messo il colore. Si chiamerà la mega conferenza.
la mega sofferenza, la vera sofferenza, e non quella che mi insegna il mio maestro di pittura di miniature. Che è tutto un titolo questo, esatto, la vera sofferenza, non quella che intero, allora, okay. Il tuo maestro di pittura di miniature è Tupac. Il buon Tupac. Tupac, ok. Quindi se che volete dice che la pittura è sofferenza. Assolutamente. E qui c'è della sofferenza, c'è della grande sofferenza, la sofferenza. Esatto. Del modello, ma c'è anche un tentativo di lumeggiatura, sì, e uno di ombreggiatura che è credibile, credibile assolutamente. 10-0. E io dico che questo secondo me di Erika è un secondo posto, un applauso. Ok, vieni. Allora Serena, Serena è troppo brava, ha fatto un wedding, si è trovata sposata durante questo beer paint nonostante le avversità del tempo. Ragazzi, una sfumatura veramente meravigliosa, una scelta di colori, riflessi delle luci, i segni del pennello, l'occhio della madre, brividi, brividi. E poi ho dipinto nel c'è dell'absidio. Un applauso Serena e al quinto, primo posto, primo posto. Chi va? Francesco, l'adepto di Nargol, ragazzi, non ha mollato la nube di mosche, grandissimo. Sono gli unici capelli che ho dato. Rimbalzo a te quando apri il frigo ed è molto molto freddo fuori, ma hai molto molto caldo alle chiappe. Perché ragazzi c'è una doppia fonte di luce, doppia fonte di luce, no veramente, data con saggezza nonostante la nube di mosche sulla testa. E ho dipinto Slanesh. Ha dipinto, ah giusto, la custodia dei segreti, no veramente, scherzi a parte, veramente notevole. Questa non è una miniatura, sono emozioni. Buttala pure di là. Primo posto Francesco, grazie. Allora mi dicono dalla regia che siccome la vita è una merda, tutte le altre miniature non verranno valutate assolutamente e quindi bisogna scegliere tra i vincitori. Allora, quante così mancano? Quante miniature mancano? C'è questo. No, no, veloci, veloci, si fa tutti. Allora, spiego. Vai. Cazzo, questo qui è la moda, ok? Quindi ciao, questa è rosa, questa è rosa, 3, grato, 2, 1, vado un altro. Oh, non è vero. La prossima. Non stai sparendo, sa che la vita fa schifo, se l'hai fatto scrivere. Oh, lei, stavo parlando io, scusa. Bello anche la prima rosa. 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, soprattutto abbiamo perso le chiavi delle manette. Ma comunque bello, c'è ragazzi, qua c'è un free end, infilati. C'è un free end, c'è il beer paint, ha dato vita, la vita fa schifo a free end. Primo in assoluto e bacio in bocca da paesiello, vai. Lingua, scusami. Questo si chiama spice. Allora, buono. La madrina, vai Mori, infilati. Madrina, chi è che volevi far vincere tu? Vabbè, porca zozza. Io volevo vincere, scusa, perché non vivo. Sì, è perché dovresti vincere. Ridiamo vivo, giuriamo. Si vince, guardiamo di più. Prima o poi. Allora, devo dirvi una cosa. La madrina ha detto che aveva già scelto dopo 5 minuti. Io ho già scelto il vincitore. Perché io, ragazzi, devo darvi un'altra notizia, io non conto un cazzo. Lui sceglie il modello vincitore. Le mondemo, la sirena. E te? Ovvio. Prendi il mio preferito. Assumi le tue responsabilità. Io vorrei che la benedetta del caos si avvicinasse, perché ovviamente il modello più bello che vince la gara è quello di Agatha Harkness. Un applauso ad Agatha Harkness. Cazzolato il colore come un muratore, Non ho assolutamente cazzolato. Il muratore è un mestiere nobilissimo, applichiamolo alla pittura. Allora, adesso sono un maestro pittore. Poi ti lascio i contatti per i corsi di pittura e per l'intervista con la regia. Esattamente, Angelo Di Chello, levati. Ah sì, esatto, poi terrai un workshop con Di Chello nel quale tu gli spieghi come dipingere. Cioè, ok. Allora, mi dicono dalla regia che sarebbe anche l'ultimo posto. Anche l'ultimo posto? Lo lascio scegliere a te. Ok. Allora dai, il secondo lo scegli tu, io ho scelto il vincitore. Ok, no, io vorrei scegliere l'ultimo. Vadi.
Allora, per me, l'ultimo posto è il più brutto di tutti. Io lo darei a questo modello. È imbarazzante. Allora, ragazzi, è riuscito a dare delle lumeggiature sfumando i colori una cosa con l'altra, ok? È riuscito a stare dentro i bordi in maniera umana. Ha infranto le regole del birra. Io mi vergognerei. Sì, ha fatto un modello che è bello. Quindi, come ultimo posto, un applauso a Francesco. Il secondo. E ora il primo degli, l'ultimo dei primo degli ultimi. Il primo degli ultimi. Il posto del cuore. Lo sceglie Bob. Non mi interessa. Primo, Bob. Ultimo. Questo qui. Bob, devi stare vicino al microfono. No, allora hai sbagliato. Ma c'è il suo. E questo qui. Bob, devi stare vicino al microfono. Ah, già da adesso, stasera. Sì. Vai. No, sì. Io. Allora. Sì. Per me il premio del cuore è questo, perché qui c'è astrattismo, capito? Dove le linee vanno in orizzontale. Ma è l'astrattismo, Bob. Questa segnatura va in verticale, ma qui ce n'è di più. Quindi per me il. Chi è la... chi è fortunato è questo? A strisce l'ho fatto io. Oh! Allora, abbiamo i premi, giusto? Primo posto. Sai che si prende qualcosa? Vai, vai. Assolutamente sì. Si prende qualcosa. Agatha Harkness, venga qui. Vediamo la pergamena. Che premio dobbiamo dare? Primo posto. Il primo posto. Questa vale anche se devi fare un concorso pubblico. Ti dai punti. Non metti curriculum. Ti dai crediti. Ti dai punti. Allora, ricordatevi che la vita è ingiusta. Quindi tu sei il primo degli ultimi. Vuoi salutare i tuoi genitori? No, guarda, mi sembra in visione. Ok. Vi dovete trovare un secondo posto. Il secondo posto l'abbiamo. C'era, c'è. Eccolo. Ecco. Non sia timido. Tu sei? Non sia timido. Faccio vedere gli addominali. Il nome. Ma che bravo, ti di sempre. Esatto. In un Bill Pendy gli addominali sono importanti. Il secondo è soltanto il primo degli ultimi. In questo caso premiamo anche l'ultimo classificato. Quindi vai. Però ci vuole un bu. Scende. Che aveva fatto una miniatura figa quando non doveva farlo. Scusa, però questo lo aveva aspettato. Allora, no, è vero, è vero. Ricordatevi, signori, che la vita è ingiusta, soprattutto con te. No, è vero, però scusate, menzione d'onore, chi è lui? Due, vai! Se vuoi che ti chiami? Gianluca, scusami, l'ho dimenticato. Menzione d'onore, è riuscito a farmi una stratificazione dura che sono colori messi, scelti bene. Anche la basetta. Sull'altro, dipinto la basetta, ma poi, ragazzi, veramente notevole. Anche da distante fa la sua porca figura, per cui assolutamente anche Gianluca. Io veramente cedo il premio. Anche a Gianluca per la bravura. Grazie. Meritato, meritatissimo. Ognuno di voi prende le sue miniature e raccontate queste esperienze ai vostri bambini. Tornate a casa, date una pallina borchiata alle vostre mogli e dite: questa è la pallina borchiata che ti manda a Malvino. Grazie. La pietra sorella delle benvenute guardando per tua mamma. La pietra sorella delle benvenute.